Qua si lavora per diciamo la nostra città, perché sì, sono dei lavori socialmente utili. Seconda edizione Rosà del progetto ROSACT, promosso dall'assessorato ai servizi sociali con il patrocinio dell'ULSS 7 e rivolto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. Tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, per 3 settimane, i ragazzi, divisi in gruppi, sono impegnati nella manutenzione di aree verdi, strutture sportive comunali, la pulizia di spazi e piccole manutenzioni. Adesso stiamo cartavettando e è un bel lavoro impegnativo. Abbiamo tagliato l'edera, abbiamo incolorito le fioraie, tutto il muro dello stadio. Fammi tutta questa parte lucida qua. I ragazzi si divertono, chiedono, fanno un paio di chiacchiere, passiamo anche delle belle mattinate, insomma, non è solo lavoro, ma vedo anche che stanno facendo un po' di amicizia di gruppo. Per i ragazzi dunque la possibilità di impiegare il proprio tempo con interventi utili, sentendosi così parte della comunità, il tutto ricevendo in cambio buoni spesa da utilizzare negli esercizi commerciali del territorio. È un progetto che abbiamo da qualche anno avviato, che quest'anno ha avuto il boom perché con 310 ragazzi credo abbia un significato anche per noi amministratori molto importante, soprattutto molto anche soddisfacente da tutti i punti di vista. È utile per la propria città, per fare lavori e me l'aspettavo. Cioè, così com'è, non mi aspettavo niente di che. È bello anche ritrovarsi, anche un po' divertirsi lavorando.